mezzogiorno, 8 minuti in questo momento su RTL 105. Viva l'Italia, venerdì, sabato e domenica diventano problem con Greco Gnocchi e soprattutto con Valeria Benatti. Esatto, Valeria. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. E qui con me in studio è arrivata la vincitrice ufficiale di X Factor, Sofia. Brava Sofia! Grazie. Allora, grazie, giustamente molto frastornata perché insomma è stato un delirio, o no? Sì, a un certo punto veramente non riuscivo a capire cosa mi stava accadendo intorno. Ho semplicemente visto tutta la gente che cantava insieme a me, un'esplosione di coriandoli, una felicità immensa. Ancora devo realizzare tutto. Allora Sofia ha soltanto 17 anni, ne dimostra anche qualcuno in meno, per cui raccontaci un po' com'è andata questa avventura. No, per me è stata veramente un'esperienza che mi ha fatto molto crescere, molto maturare. Sono entrata molto insicura, appunto, veramente ho iniziato tutto dalla mia cameretta e ho voluto provare questa esperienza. E pian piano, grazie all'aiuto di Sfera, Simone Ferrari, tutte le persone che hanno lavorato insieme a me, sono riuscita finalmente a trovare il mio percorso, ad avere più sicurezza di me stessa e praticamente ogni giorno che passava avevo sempre più voglia di vivere di musica. Allora, giovane, ma con le idee chiare, Sofia, faccio una domanda: a chi ti ispiri? Beh, mi ispiro. Vabbè, il mio idolo è Freddie Mercury. Ah, hai detto già nulla. Sì, lo sanno praticamente tutti. Sì, è il mio idolo. Tu hai iniziato giovanissima, infatti la canzone che sentiremo fra poco l'hai scritta a soli 14 anni. Sì, e sì, avevi già tentato con Sanremo Young anche, quindi sei determinata da un pezzo a fare questa carriera. Sì, sì, sì. Fin da piccolissima, grazie a mio papà che appunto lui è un musicista, fin da piccola ho sempre ascoltato di tutto. Ho fatto lezioni fin da piccolina, anche sono un po' di strumenti, la batteria, il piano, quindi sono cresciuta nella musica. Allora, una predestinata, insomma. Presentaci questo pezzo, A domani per sempre. Allora, A domani per sempre, appunto, è il primo brano che ho scritto senza l'aiuto di mio papà, perché appunto prima lui mi scriveva le canzoni e volevo dimostrargli appunto che riuscivo anch'io a scrivere qualcosa che mi rappresentasse me. E quindi ho scritto questo brano che anche lui è cresciuto insieme a me durante questa esperienza, perché prima era semplicemente piano e voce, adesso grazie all'aiuto della produzione di Sciablo, certo, ha un nuovo vestito, un po' come me, che sono sempre io, il brano è sempre lo stesso però con un vestito nuovo. Allora lo ascoltiamo, cosa dite? Certo, assolutamente. Sofia, torna bene A domani per sempre su RTL 102.5. Direttamente da X Factor 2019, The Winner Is, la vincitrice. Sì. Ma ti rendi conto? Senti che bello, Sofia. Sofia torna bene su RTL 105, la vincitrice di X Factor 2019 con A domani per sempre. Complimenti, piccola Sofia, ti diciamo piccola perché puoi solo che crescere. Allora, che impressione ti ha fatto vedere anche il video nuovo montato stanotte, a tua insaputa? Wow, è meraviglioso, no? Io non avevo ancora avuto la possibilità di vederlo, però già mi ricordo appunto il giorno in cui l'abbiamo registrato, sono state delle ore bellissime, è stato diciamo il primo videoclip ufficiale che ho mai fatto e mi sono divertita un sacco, quindi non vedevo l'ora di vederlo, è spettacolare. Eccolo qua. Bellissimo. Senti, tu sei di Civitanova Marche, andavi sì, a scuola, la quarta, facevi sì, la quarta? Sì, faccio il quarto superiore, sì. Tornerai a scuola? Tornerai sui banchi? In teoria sì, il diploma devo averlo, quindi sì, in qualunque modo. Anche se adesso avrai un sacco di altri progetti, giusto? Sì, adesso assolutamente ho una voglia matta di scrivere, voglio fare un album, voglio diventare un artista. Quindi... Prendi il diploma! Prendi il diploma! Farò entrambi. Esatto, ecco. Guarda che qua ci sono i suoi genitori, per cui... Senti Sofia, ci hai raccontato che papà ha condizionato molto positivamente questa tua passione per la sì, musica, per il canto, no? Però sì, cioè, ti rendi conto di quello che tu hai realizzato nel giro di poco, cioè la vincitrice di X Factor, il talent più importante che abbiamo in Italia, c'è un percorso che tu ti eri immaginata o semplicemente sei stata sospinta dalla... come dire, dalla tua passione, dalla tua determinazione, cioè hai detto io sento questo fuoco, lo seguo e poi vediamo quello che succede. Sì, è stato più un flusso appunto di passione, poi dopo è stato fondamentale la guida di Sfera, di Sciablo, che appunto senza mettermi fretta mi hanno guidato e mi hanno proprio creato il percorso adattissimo a me.
proprio mi sono divertita, ho vissuto proprio un'esperienza meravigliosa di crescita, non sono stata stravolta, sono rimasta io e sono diventata, diciamo, una versione 2.0. Ale, senti, posso farti una domanda? Quella felpa che c'hai indosso l'hai scelta tu? Certo, è la mia. È il tuo stile, sì, hai uno stile molto basic, cioè molto forte. Sì, molto, molto casual, sì. Bene, casual. Ci piace. Allora ti facciamo un in bocca al lupo grandissimo, che grazie per essere stata con noi, ci ha fatto piacere conoscerti da vicino, te l'avevo visto in TV, ma insomma è veramente una ragazza acqua e sapone, semplicissima, meravigliosa. Grazie infinite. Grazie a te. Ciao Lucia, grazie. Complimenti per Sofia. Quello che hai fatto. Sofia, che Sofia. Lucia. Grazie. Saluta chi vuoi. Saluto veramente tutte le persone che mi hanno sostenuto e che mi hanno permesso di arrivare fino a qui. Bene. Tutti, grazie. Grazie a te, ti sentiremo ancora sicuramente. Sì, e un abbraccio grandissimo. Grazie. Che risultato a 17 che brava, anni. Che bravi i genitori comunque. Complimenti a Sofia Tornambene, vincitrice di X Factor.